Ilaria Fiori e Paola Cominetti passano uno a uno i documenti sotto l'attrezzatura di precisione assemblata dal professor Emilio Marchesi. La digitalizzazione dell'archivio storico di Soncino è un lavoro certosino che inizia da ora nella bellissima sala giunta del municipio. L'archivio ha circa 30.000 documenti storici che vanno dal 300 al tutto l'800 e quindi è importante riuscire a renderli visibili. Come facciamo a renderli visibili? Lo facciamo attraverso due passaggi fondamentali. Uno è quello relativo alla digitalizzazione vera e propria, che è quello che parte adesso, cioè praticamente trasformare i file cartacei in file con una risoluzione superiore a 600 punti per pollice o a 300 a seconda delle dimensioni. L'altra invece, che sarà la seconda fase, è quella della pubblicazione su un sito web, perché non avrebbe senso digitalizzare se poi non dai la possibilità al pubblico, appassionati, sono cinesi e non, di visualizzare, studiare, ma anche di scaricare liberamente i file che noi abbiamo digitalizzato. Molto importante, perché sappiamo che conservava delle carte dal 1311 che purtroppo sono andate disperse. Disperse ovviamente per vari fattori, può essere l'incuria, possono essere state le guerre, ma sicuramente il fatto più importante e dannoso per i documenti storici del comune di Soncino è stato l'incendio del 1576, che ha distrutto la maggior parte dei documenti dal 1311 al 1576. E questo sicuramente è un fatto che ha sicuramente pesato molto sull'archivio storico, sull'archivio quindi antico. Nella mattinata di venerdì, un momento di saluto e inaugurazione ufficiale alla presenza degli sponsor e di tutti i soggetti coinvolti nel progetto. Il lavoro riesce ad essere fatto con tre componenti fondamentali. Uno è il comune, ovviamente, che dà l'archivio vero e proprio. Oltre che la collaborazione dell'archivista, il comune nella persona del sindaco e della delegata alla cultura Roberta Tosetti. Poi c'è fondamentale gli sponsor, cioè Aldo Vanoli della Ferramenta Vanoli e Primo Podestà di Linea Gestione, che ci hanno consentito di avere a disposizione un'attrezzatura di alto livello.